gli episodi a proprio vantaggio dopo un avvio un po' con difficoltà di troppo. Sì, oggi soprattutto nel primo tempo non siamo stati, diciamo, bravissimi, per essere non tanto cattivi. Siamo andati in vantaggio di 2 gol immeritatamente, sinceramente la Torres meritava di fare gol perché ha fatto benissimo nel primo tempo. Noi proprio sinceramente non siamo entrati in campo, dal primo all'ultimo, dal portiere a finire l'allenatore. Io a fine primo tempo ho detto ai ragazzi che ci voleva oggi il presidente, se entrava nello spogliatoio a fine primo tempo poteva cacciare tutto, e me per primo, perché ci stavamo facendo male, abbiamo fatto malissimo, però diciamo ogni tanto gira anche a noi, può capitare una prima frazione, un primo tempo giocato male, però è normale che noi davanti abbiamo giocatori veramente di qualità che nonostante la non prestazione hanno fatto poi 2 gol importanti. Poi è normale che nel secondo tempo c'è stata una gestione importante da grande squadra, forse dovevamo chiuderla prima la partita, però sono contentissimo del risultato. Ecco, cosa hai detto alla squadra tra il primo e il secondo tempo? Perché poi il Teramo è rientrato con personalità, ha saputo gestire il risultato senza concedere più nulla all'avversario. L'ho detto prima, oggi proprio siamo entrati molli, la squadra ha sbagliato tutti i passaggi, tutti gli appoggi, ha perso tutti i contrasti, eravamo proprio molli contro una squadra che veramente era molto più cattiva di noi e meritava sinceramente il vantaggio, non noi. Però poi ho detto ai ragazzi che peggio di così non potevamo fare, dovevamo reagire nel secondo tempo, perché noi, io ho detto ai ragazzi, se vogliamo vincere il campionato questa è una partita che dobbiamo portare a casa, perché vincere qua non è stato semplice, perché l'ho detto prima, l'ho detto anche ieri, abbiamo affrontato una squadra forte che oggi ci ha messo in grosse difficoltà, però per merito loro ma anche per, diciamo, demerito nostro. Senti mister, avere un trio d'attacco che arriva a 63 gol tra campionato e coppe, insomma, rende tutto più facile. Sì, rende tutto più facile, però è normale che questi giocatori lì davanti li dobbiamo servire come si deve. È normale che sono dei giocatori importantissimi per noi, non ci possiamo nascondere. Però mi piace parlare anche del tutto il reparto d'attacco di tutti quanti, lo stesso Simone Rei, lo stesso Santi Rocco, lo stesso Oses che oggi è andato alla grande, lo stesso Mercato che è infortunato, però quando ha dovuto giocare sia in Coppa che in campionato ha fatto bene. Questa è una squadra che sta facendo benissimo, è normale che quei tre là davanti hanno una grossa qualità, sono dei giocatori forti, ma è grazie anche al lavoro sporco degli altri ragazzi che riescono, diciamo, a fare tutti questi gol. Però questa è una squadra che fa gol, diciamo, quasi in tutti i reparti, tutti i giocatori, è una squadra che gli piace giocare a calcio, una squadra che sta facendo bene, una squadra adesso che è libera mentalmente. È normale che a volte stacchiamo un po' la spina e facciamo queste prestazioni che abbiamo fatto il primo tempo, però glielo possiamo pure permettere, l'importante è che poi alla fine portiamo il risultato a casa, perché adesso, come dico sempre, adesso nell'ultimo periodo non conta più la prestazione, adesso conta il risultato, e vincere qua, diciamo che prima della partita non era scontato. Senti, il mattoncino è un termine che hai già utilizzato, questa vittoria che cos'è nel percorso verso la vittoria del campionato? Io ho messo il cemento sopra l'altro mattoncino, adesso domenica speriamo di rimettere un altro mattoncino. No, l'ho detto prima, qui è una grossa vittoria, è anche vero che noi mercoledì non giochiamo, abbiamo una partita di Coppa Italia, quindi non vincere oggi, con una vittoria di mercoledì a Giulianova, sai, rischiavi di stare a meno 3, a più 3, a più 2, mentalmente era un po', diciamo, era un po' dura, però oggi ragazzi hanno portato a casa un risultato importantissimo. Adesso testa mercoledì col Terracina, che è una partita difficilissima, però come dico sempre ci teniamo a fare bene anche in Coppa Italia. Scusa, Rei cosa ha riportato? È uscito anzitempo, problemi ad una spalla? Si è fatto male alla spalla, adesso deve andare in ospedale per fare degli accertamenti, sinceramente non lo sappiamo. Di sicuro la spalla non gli è uscita, la clavicola non gli è uscita, però forse è un problema di ossa. Lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube. Perché se no combatta, po' gli mangazza, e bello non è.